Ora facciamo l'ultima. Sì. Così diciamo più a testa, no? Sì. Questa è l'ultima ordinata. Sarebbe la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la numero 8. Sì. Sì. Quindi l'ottava. La stella pure è questa, l'ultima. Sì. Scusa. Sì. Questo si chiama? Crematore. A cosa serviva? Eh? A cosa serviva? Per prendere la sagoma ordinate avanti le matite. Sì. E quindi praticamente si metteva a terra, giusto? No, sulle chiglie, si appoggiava sulle chiglie e sulle forme. Ho capito. E praticamente questo scorre lungo il perno che c'è in basso. E che fino a che si arrivava a chiudere anche così. Ho capito. Si apriva più di tutto e poi fino a chiudere così. Benissimo. Arrivare all'ultimo zangone. Ho capito. Che sarebbe ordinata ultimo. Benissimo. Va bene, grazie. Un parascampo pure alle capitanerie per San Giorgio. Sì. Per la tornare di San Giorgio. Quando c'era di... lei? Ah, e c'era un padre che lavorava. Sì. E di qua l'hanno portato e se l'hanno portato a San Giorgio. Via Amaro, ovviamente.
poco fa, prima di mettere in proprio il cantiere, ha lavorato solo presso il cantiere per Oridano, presso altri. Sì, a Messina. Solo lì ha lavorato, sì, sì, prima di mettersi in proprio. Poi sono lavorati, sì, alla Donnara. Alla Donnara del Tono? Alla Donnara del Tono ogni anno, no? Mille bravati ha fatto un paio d'anni, hanno fatto una decina di anni continui. Hanno costruito un parco nella Donnara. I Palascavi. Come si fa di San Tommaso? Santo è stato ristrutturato al 1936 da suo papà. E chi l'aveva costruito lo sa per sentito dire, per chi l'ha costruito era Giovanni Vitale. Questo l'ha sentito il maestro dire di mio padre.